Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Oggi celebriamo la 17ª domenica del tempo ordinario, l'anno liturgico B. Meditiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 1 a 15. Oggi si celebra anche la festa di San Giacomo Apostolo. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: "Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?" Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: "200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo." Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?" Rispose Gesù: "Fateli sedere." C'era molta erba in quello luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto." Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: "Questi è davvero il profeta che viene nel mondo." Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Ecco, carissimi, come avete notato, logicamente dovevamo leggere il Vangelo di Marco, continuare già il Vangelo di Marco, è l'anno B, ma purtroppo leggiamo non purtroppo, però, leggiamo il Vangelo di Giovanni. Allora, per chi ha letto la parte seguente del Vangelo della domenica scorsa, si renderà conto che si parla della moltiplicazione dei pani. Ma la liturgia ha voluto tagliare, lasciare da una parte la moltiplicazione dei pani di Marco per inserire quella di Giovanni, perché qui troviamo tanti segni che ti portano a capire che Gesù Cristo è colui che viene nel mondo, come ha detto, diciamo, la folla. Questi è il profeta che deve venire nel mondo. Abbiamo sentito nella prima lettura il profeta Eliseo che ha compiuto un segno, ha nutrito, diciamo, la folla. Il Salmo ha detto: "Apri la tua mano, Signore, sazi ogni vivente." E il Vangelo ci parla proprio di questa moltiplicazione dei pani. Ma la cosa da sottolineare, prima di tutto, è la precisione di Giovanni, che era vicina la Pasqua del Signore. In più, Gesù è lui stesso che prende l'iniziativa per procedere sulla moltiplicazione dei pani. È lui stesso anche che va a distribuire questo pane. Invece nei sinottici sono gli apostoli che prendono l'iniziativa e che vanno a distribuire. Ma qui è Gesù che prende tutto, nutre il suo popolo. E sono giustamente per dire, ecco, colui che viene è lui che deve nutrire il suo popolo. Ma l'importanza di Giovanni non è tanto questi segni, cioè dare il pane e mangiare, ma è un segno che porta a Cristo, e perciò la presenza o la parola Pasqua è molto importante, perché leggendo questa moltiplicazione ci rendiamo conto che sotto sotto c'è una forma di Eucaristia, il pane moltiplicato. Allora, per Giovanni
La folla non dovrebbe limitarsi a quello che hanno mangiato, ma piuttosto a seguire Cristo, che è il pane della vita eterna. Ecco l'obiettivo di Giovanni. Gesù è il pane della vita eterna, è lui che dà la vita in abbondanza, la vita senza fine. E perciò, nella seconda lettura, San Paolo ha detto, lui è l'unica nostra speranza. E perciò, carissimi, appoggiamo la nostra speranza in Gesù Cristo, lasciamo tutto nelle sue mani, lui moltiplicherà ogni cosa. Senza di lui non possiamo fare nulla. Allora che Dio susciti in noi questa speranza in Gesù Cristo, l'unico nostro Salvatore. Che Dio vi benedica, Santa Domenica.